Pronto, amore, sono al bar con gli altri. Posso stare fuori fino alle 11 oggi? Non ci sono ragazze, te lo giuro, non c'è neanche. C'è solo una cameriera femmina. Ma no, tranquillo. No, è bruttissima. Ora ti mando la foto, è proprio brutta, cioè, ma non mi. Stasera biliardo? Ma come biliardo? Raga, adesso devo convincerla che. Non so, raga, se mi fa andare a biliardo. Dai, posso andare a biliardo con i miei amici. Ma ci vanno tutti. Ma ho fatto il bravo sta settimana, perché devo stare a casa? Io non ho capito. Non è giusto, però. Cioè, le fidanzate degli altri li fanno andare tutti e io sono sempre l'unico. A che ora torneremo dal biliardo? Mezzanotte. Ma come? No, non è giusto. Marco può stare fuori fino alle 2. Non ci credi? Te lo passo, diglielo che la tua fidanzata. Scusami. Scusa, ciao. Raga, devo andare a casa, sennò mi ritira la play. Sei incazzata, io ve l'ho detto. Adesso vedi. Guarda, non mi vuole far più uscire con voi. Adesso non è. Perché mi guardi? Pensi che sono pazzo? Tu pensi che io. Hai un euro per il biglietto della metro per caso? Mi presti il telefono che devo fare una chiamata, per favore. Pieno di pazzi in questo treno, veramente allucinante il mondo. Io non ci credo che non hai un euro da darmi. Ti faccio paura, oh, ma ti faccio paura! Scusa, è libero questo posto? Sì, sì. Grazie. Ah, ma sono sul treno? No, non so dove è diretto, sono salita a casa per far vedere alla gente che studio col Mac. Cioè. Bello quel libro, vero? Boh, non so leggere. Bella, raga. Chi è il cretino che ha scelto sto bar? Io. Zì, tu sei fidanzato, ma io ho bisogno di un po' di figa. Ma cos'è sto bar da pensionati? Ma ce la puoi fare? Raga, ma sta cameriera? Raga, ma quante fregna sta cameriera? Guardate di là, guarda. Ragazzi, cosa vi porto? Io prendo un'acqua naturale e il tuo numero di telefono. Ecco qua l'acqua. Grazie, ma quindi questo numero si può avere o. Sono fidanzata. Ma io mica sono geloso, eh. Mamma, raga, c'ho una voglia di scopo. No, raga, guardate che figa quella. No, raga, io sono in astinenza, sto impazzendo, raga. Quindi per Capodanno. Ma te l'abbiamo già detto. No, raga, se siete voi con le tipe, io col cazzo che vengo, io devo scopare. Ma perché vi siete fidanzati tutti, raga? Ma scusa, chiedete alle vostre tipe di portare delle amiche a Capodanno? Fra, se no non vengo io. Che fine che avete fatto, raga? Ma che cazzo ve l'ha fatto fare di fidanzarvi? Io. Fra, ma a st'età bisogna divertirsi, ma non vi potete mollare tutti e ci facciamo un bel Capodanno? Cioè, fra, onestamente, tu sta cameriera non te la faresti. Ma sono fidanzato. Sempre a puntualizzare, però. Ma. Argo, vieni, seduto. Carino il tuo cane, quanto ha? 5 anni. Ah, ok, è grande quindi. Sì. Tyler, vieni, vieni. Allora, seduto, zampa destra, zampa sinistra, in piedi, giro, doppio carpiato, guarda in su, guarda in giù, dai un bacio a Kiwi tu. Ma che bravo il tuo cane. Hai visto che bravo? Poi ha solo 2 mesi, pazzesco, vero? Ti ho detto, vieni qui. Non ti ascolta molto il tuo cane, vero? Anche il tuo fa così. No, il mio lo chiamo una volta e arriva subito, è veramente bravo. Ha mai fatto pipì in casa lui? No, Tyler una cosa del genere non la farebbe, ma lui è troppo rispettoso, è troppo intelligente per fare una cosa del genere. Ma poi guarda l'ultima coreografia che gli ha insegnato. Vai, vai, vai. Giro, ma l'hai fatto addestrare da qualcuno? No, no, fermo. Io l'ho addestrato completamente da solo. Ma secondo te il mio si può addestrare o troppo tardi? Non credo, perché Tyler era già predisposto. Deve essere un cane predisposto. Il tuo mi sembra un po' troppo agitato. Tyler, tieni, vammi a prendere un caffè. Già che ci sei, prendi qualcosa anche per te e per il tuo amico. Prof, sono le verifiche? Sì, ragazzi, ho corretto le verifiche, ma c'è ben poco da esultare. Vedete di sedervi tutti, subito, adesso. Un disastro queste verifiche, uno scempio, ragazzi. Veramente, mi veniva da piangere ieri sera. Ma con le altre materie e gli altri prof la situazione è uguale o. Cioè, perché gli verifica. Uno scempio, ragazzi. Verifiche neanche piene di errori, di orrori, ragazzi. Cose mai viste. Io, ragazzi, non me la faccio rifare, perché su questo argomento ci siamo stati 2 mesi, non 2 settimane, 2 mesi. Non ci avete messo neanche un po' di impegno. Dai, distribuisci Martina, distribuisci questa roba che. Ragazzi, la situazione qui dentro è davvero drammatica. Io, ragazzi, vi giuro, non penso ad altro. Non riesco più a dormire, non riesco più a mangiare, non riesco. Ma se non riuscite a superare neanche questi piccoli ostacoli, ma nella vita vera cosa farete? Lì fuori il mondo è una giungla, ragazzi. Nel mondo del lavoro queste cose non esistono, ragazzi. Se voi andate a lavorare con questa mentalità 2 giorni e il capo vi lascia a casa, come darete da mangiare ai vostri figli? La vita, ragazzi, è fatta di sacrifici, di dedizione. Quando uscirete là fuori vi mangeranno vivi con questa mentalità. Io ve l'ho detto. Scusi il ritardo, prof. Sì, ma chiudila la porta. Ok. Prof, posso bere? Sì, ma piano. Sì, sì. Per il pane quotidiano. No, mi fa male la mano.
Che noia. Farò cadere questa borraccia di metallo. Oh, e la paghi tu la macchinetta? Ma si è mangiata i soldi? Non mi interessa, non mi interessa. Vai, va. Devo chiamare il vicepresidente. Vabbè, muoviti. Deficiente di uno, eh. Buongiorno, preside. C'è un sacco di lavoro da fare, eh? Ti serve la carta igienica? Vai in classe, va. Ma cosa stai dicendo? Ma te ne vai in classe, vai, guarda. Hai portato le carte? No, Maria, non le ho portate. Ma Maria Rosa, dovevi portarle tu oggi, no? Ma non si può. Alla mia prof serve il gesso. Che prof? Muzza. Ma Antonietta, la terza volta che... Dì al tuo prof che hai finito il gesso. Non si può continuare così. Guardali, guardali con tutti i piedi bagnati. Ma si sta piovendo. Non mi interessa. Non si corre. Che classe sei tu? Vai, affanculo, bastardo. Va. Bastardo. Maria Rosa, quanto manca? Ma siamo appena arrivate. Ma ancora? Ancora 2 ore, ma senza carte cos'è che facciamo? Buongiorno. Salve, prof. Avete la carta igienica? Certo, abbiamo quella spessa, quella fine, quella per la pelle sensibile, quella per la pelle... Buongiorno, ragazzi. Come state, stelline mie? Vi dovete sedere. Prof, posso farle una domanda? Sì, certo, dimmi. Non ho capito l'esercizio. Adesso basta. Veramente, siete dei maleducati. Neanche le scimmie si comportano così. Allora, iniziamo quindi con il primo capitolo del libro. Prof. L'hai capito o no che ti devi sedere? Prof, devo andare in bagno. Vai, tranquillo. Mi prendi anche un caffè, già che ci sono. Questo libro è davvero molto bello, lo leggeremo durante... C'è una ragione. Non urlate! Poi nel corso Prof. della lettura. Ragazzi, dai, non mi piace sgridarvi, dover sempre alzare la voce! Oh! È fondamentale leggere questo libro insieme in classe. Ve lo leggete da soli a casa, basta! Ragazzi, voi avete un sacco di potenziale, esaurite. Posso andare? Tu finirai disoccupato, brutto figlio di puttana. Sedetevi tutti, subito, seduti, silenzio. Ieri c'è stato il consiglio di classe. Ivan, aspetta che adesso ti faccio smettere di ridere io. E poi non pensate di mandare qui i vostri genitori a lamentarsi. Mi raccomando, eh. Quest'anno avete la maturità. Pensate di affrontarla così. Vedete di rimettervi in carreggiata, ragazzi, eh. Perché così non ci siamo. Sono arrabbiata, si vede? Ragazzi, le cose sono due. O studiate o studiate. Non ci sono altre alternative. Cosa c'è? Posso andare in bagno? Io sto parlando di cose serie e tu chiedi di andare in bagno? Vedete? Questi sono gli atteggiamenti di cui parlo. Vi potete separare? No, iniziamo così perché sennò... Ieri ho anche provato a difendervi, ma siete indifendibili, ragazzi. Qualcuno ha fatto i compiti per oggi, almeno?